Il libro dei colori. Ciao, Pocoyo! Cosa stai facendo? Ciao! Libro! Stai leggendo un libro? Che idea fantastica! Su queste pagine ci sono una mela rossa, un'auto rossa, una coccinella rossa e un cuore che... Rosso! Oh, guardate! C'è anche un Pocoyo rosso! No! Pocoyo blu! Ma sei sicuro? Pocoyo rosso! No, Pocoyo, quello è giallo, come te! Giallo! Ellie! Ciao, Ellie! Ellie gialla! Gialla come libro! Sì, Ellie. Pocoyo ha un libro magico. Ogni volta che giri una pagina, tutto ciò che ti circonda cambia colore. Ottima idea, Ellie. Andiamo a cercare Pato. Sì, Pato! Ciao, Pato! Pato! Forse dovremmo spiegare a Pato che per via del libro magico, ogni cosa adesso sarà blu. Pato blu! Oh, sembri un mirtillo con il becco. Voglio dire, credo che dovresti guardarti allo specchio. Ma Pato è un blu incantevole. Beh, su questo hai ragione. Una papera dovrebbe essere giallo papera. Oppure verde. Verde! A essere sinceri, il verde è davvero un bel colore, non credi? Oh, cielo! Ellie dice che ora tocca a lei girare le pagine. No, libro mio! Arancione! Che bellissimo colore per un elefante! Ha! Mio! Viola! Ho paura che Ellie e Pato non siano contenti di essere di quel colore. Ragazzi, ragazzi! Giallo. Ma quanti colori ci sono in quel libro? No! Libro mio! Via! Ops! Oh, mamma! Quando hai chiuso lì dentro il libro, la luce è andata via e... No, sono cambiati i colori! Allora, Pocoyo, sentiamo, c'è un modo per risolvere il problema, vero? Aspetta, io intendevo che dovresti condividere il libro! No! Libro mio! Andiamo, Pocoyo! Riflettici su. Forse se condividi il libro con gli altri, i colori torneranno a posto. Oh. Oh, forse no. Mio! Ed ecco che ci risiamo. Finalmente! Guarda, Ellie, sei tornata rosa! Eh? Oh, accidenti! I colori si sono mischiati in tutte le pagine! Hai ragione, Pato! Sarebbe il momento di tornare ai vostri colori! Oh, ragazzi, ma avete perso i vostri colori! Colori? Oh no! Il libro è vuoto, avete visto? Non vedremo più Ellie nel suo rosa, o Pato nel suo giallo, o il bellissimo blu di... Idea! Pocoyo, hai un'idea?
Magnifica, Pocoyo, ma sei sicuro che funzionerà? Sì, ha funzionato, ha funzionato! Sì! Eh? Oh, cielo! Luca! Un urrà per gli amici e un urrà per un'amicizia colorata! Ciao, ciao, ci vediamo presto! Ecco Pocoyo. Ciao. Ciao. Oh, che bei giocattoli. E che bei colori hanno. Che c'è, Pocoyo? Hai visto qualcosa? Caspita, cos'è quella cosa che hai trovato, Pocoyo? Sembra interessante. Bottoni! Sì, hai ragione. Prova, schiaccia un bottone. Vediamo cosa succede. Ma tu guarda, il trenino è diventato rosso! Guarda ancora! Cosa fa cambiare i colori? Tu lo sai, Pocoyo? Qualcuno può aiutare Pocoyo? Secondo voi, come fa a cambiare il colore delle cose? Schiaccia i bottoni! Sì, credo che abbiate ragione. Quando Pocoyo schiaccia un bottone di quel giocattolo, i colori cambiano. Prova a schiacciare un altro bottone, Pocoyo. Sì, è proprio il giocattolo che fa cambiare colore alle cose. Incredibile! Tutte le costruzioni sono diventate rosse! Sì! Ora la radio è di un nuovo colore! Wow! Attento, Pato! Oh! Oh! Oh, cielo! Oops! Oh, caspiterina! Stai attento, Pocoyo! 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 Ti diverte cambiare i colori?
Sì, e credi che anche gli altri si divertano? Davvero? Non vuoi riportare le cose alla normalità, Pocoyo? Beh, sono certo che si può. Dobbiamo solo ricordarci il colore originale di ciascuno. Qualcuno può aiutare Pocoyo? Perché non dite a Pocoyo quando azzecca il colore? Forza, Pocoyo! Fai qualche tentativo! Iniziamo. Di che colore è Pato? Rosa? No! Blu? No! Giallo? Esatto! Pato è giallo! Sì! Vediamo chi c'è ancora. Oh, sì, certo, Ellie. Sapete indicare a Pocoyo il colore giusto di Ellie? Giallo? No! Blu? No! Rosa! È rosa! Sì, è rosa! Naturalmente! Dovremmo aver finito. Che c'è, Pato? Cos'hai che non va? Oh cielo, il cappello di Pato è ancora del colore sbagliato. Lo vedi, Pocoyo? Bravo, Pocoyo! Bravi tutti quanti! Evviva, Pocoyo! Ciao, ciao! Alla prossima! I frutti di bosco. Ciao ragazzi! Che cosa state leggendo? Ricetta! Avete trovato qualcosa di buono? A quanto pare avete trovato la merenda perfetta! E come si fa? Ho capito. Ci servono dei frutti di bosco. Un attimo, che cosa sono i frutti di bosco? Kissy Bites e Sacco Soy Sisosio. Ah, sono prelibatezze che si possono trovare solo nel bosco meraviglioso. Così va meglio. Credo che tu gli piaccia, Pocoyo. Cosito su, coglia di. Cosito si, che si vai?
Secondo Nina, le bacche che si trovano più in alto sono quelle più buone da cucinare. Crescono in tutto il bosco. Forse per fare prima dovreste dividervi in due gruppi. È un buon punto di partenza. Quei frutti di bosco sembrano squisiti. Ehi, Pocoyo, perché siamo venuti nel bosco? Fatto! Lavoro di squadra! Pocoyo ha trovato le bacche migliori mentre stava saltando. Siete pronti per cucinare? Avete trovato tanti amici simpatici per gustare questa fantastica merenda. La casa multicolore. Ciao Ellie. Che cosa fai? Stai dipingendo? Capisco. Stai pitturando la casa di rosa. Proprio un bel colore. Sì, certo, molto bello. Già, volevo dire, il colore più bello di tutti i colori del mondo. Ciao, Pocoyo. Ciao, Pato. Ciao. A Ellie manca ancora molto lavoro per finire di pitturare. Forse le servirebbe un po' d'aiuto. Pitturare! Ho come la sensazione che le piacerebbe molto essere aiutata. Pitturare! Ellie, hai fatto una casa molto rosa, ma Ellie... Che cosa succede? Pitturare!
ecco fatto un bel secchio di pittura rosa. Pato, sembra che a Ellie non piaccia proprio questo colore. Pitturare! Ellie insiste, vuole che pitturi la casa di rosa. No, azzurro! Ho fatto un tuo ritratto sul muro. Forse non è poi così male usare altri colori. Il tetto rosa, Ellie. Accipicchi, a poco io! Oh no, Pato! Ragazzi, forse dovreste... Calma, ragazzi. Un momento. Se non vi calmate, non risolverete mai il problema. Che disastro. Buona idea, Ellie! Potete dipingere un pezzo a testa. Ah, così è perfetto! Alla prossima!
Colors, colori. Hi, Pocoyo. Hi. Ah, cubi da costruzione, che belli. E questo cos'è? Friend. Friend? Amico? Hai dei nuovi amici, come sono colorati. Dai. Ce n'è uno blu. E uno giallo. E uno verde. E uno rosso. Wait, aspetta. Ah, vuoi farli vedere a Pato? Friends? Dove sono andati? Professor Pato, il professor Pato. Salve, amici. Benvenuti a un'altra lezione con il professor Pato. Il professor Pato dice che quando ci sono il sole e la pioggia insieme, appare una cosa meravigliosa, l'arcobaleno. Che meraviglia! Rainbow! Rainbow, arcobaleno. Well done, Bruco! Ronfottino, sai dirci come si chiama quello? Potete aiutare Ronfottino? Rainbow! It's a rainbow! Sembra che l'alieno arrabbiato voglia dirci qualcosa. Benissimo! Rainbow, arcobaleno! Lezione approvata dal professor Pato. Friend! Friend? Non hai ancora trovato gli amici, Pocoyo? Eccone uno! È proprio lì! Sapete dire a Pocoyo quale colore cercare? Yellow! Yellow! E quello di che colore è? Blue! It's blue! Blue! E questo? Green! The green one! Green! E ora quale colore deve cercare Pocoyo? Red! The red one! Red! Dai, buddy! Number menu, il menù dei numeri. Ah, è ora di un bel pranzetto. Pato è pronto per ordinare. One orange. Un'arancia. One orange! Oh dear. Perché non prendiamo invece una fetta di cocomero? One slice of watermelon. Ah, povero Pato. Sapete dire a Pato quanti cuori ci sono? One heart. One, uno, esatto. Guarda, Pato, i nuovi amici di Pocoyo. Yellow!
Wonderful! Che amici colorati hai, Pocoyo! Let's sing! Cantiamo! Red, blue, yellow, green, color, you got the color, red, blue, yellow, green, red, blue, yellow, green. Oggi Pocoyo e Lula vanno al mare. Ciao Pocoyo! Ciao anche a Lula! Ciao! Esatto, una bella giornata in spiaggia. Hanno il pranzo al sacco, un ombrellone e... Pocoyo, dove vai? Da quella parte non si va in spiaggia. Sì, bella idea, Pocoyo. Una palla. Una pallina arancione rotonda. La cosa giusta da portare con noi. Rotonda? Sì, rotonda come un cerchio. Bravissimo, Pocoyo. Sono sicuro che a Lula piacerà moltissimo correre a prenderla nella sabbia. Ma ora è meglio che... Pocoyo, la spiaggia non è neppure da quella parte! Oh, mamma! Eccolo lì! E ora dov'è la palla? La vedi da qualche parte? Qual è fra queste? Qualcuno sa dire a Pocoyo qual è la sua palla? Quella rotonda! È rotonda! Rotonda! Giusto, Pocoyo! La tua palla è rotonda! E ora possiamo andare in spiaggia! Il nostro amico Pato si sta divertendo un mondo! Bellissimo, Pato! Oh, ma sta attento! Per un pelo, Pato! Oh, arriva Lula! Povero Pato! Ci aveva messo così tanto! Pato, forse la palla di Pocoyo è da qualche parte qui. Puoi guardare? Rotonda! Sì, Pato ha ragione. Qui tutto è rotondo. Ma la tua palla aveva un'altra cosa, Pocoyo. Qualcuno sa dire a Pocoyo qual è la sua palla? Arancione!
Anche Lula l'ha vista! No, di nuovo! Scusa, Pato. Fai la giocoliera! Che brava! Attenta! Oh no! Ciao, Ellie. Così è un po' più difficile. Dovresti dire a Ellie com'è la tua palla. Rotonda, arancione. No, non è quella. Che altro avevamo detto della palla? È rotonda, arancione e... Potete aiutare Pocoyo a capire qual è? Bravi! Oh, ora che avete la palla, possiamo andare al mare? La spiaggia! Oh, la vedo! Beh, finalmente siamo qui! Evviva Pocoyo! È davvero una bella giornata per Pocoyo! E anche per me, certo! Bye bye! Ciao! Alla prossima! Ciao Pocoyo! Ciao! A cosa giochiamo oggi, Pocoyo? Sì, anch'io la vedo, Pocoyo. È qualcosa che luccica. Non sono sicuro che Pocoyo sappia di cosa si tratti. Qualcuno sa dirgli cos'è? È una chiave! Chiave! Proprio così, una chiave. Chissà quali sorprese potrebbe schiuderci. Che emozione! Già, e se non fosse che ormai sono diventato saggio, la scambierei per la chiave di uno di quei forzieri in cui i pirati nascondevano il loro tesoro. Tesoro? Tesoro! Tesoro? Tesoro, tesoro! Incredibile! Sembra... È proprio il buco di una serratura, Pocoyo! Tesoro? Fai un tentativo. Beh, non sarà un tesoro, ma... Non ho mai visto niente del genere prima d'ora. Ciao! Tesoro? Tesoro! Tesoro? Veramente non ci sono tesori qui. Scusaci se ti abbiamo svegliato, Ronfotto. Chiave! Chiave! Tesoro! Tesoro! Chiave! Tesoro! 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 Ah, un altro buco di serratura. Non sapevo che avessimo uno scantinato. Tesoro! Tesoro!
Tesoro! Tesoro! Tesoro! Tesoro! Pato! Sorpreso di vederci, Pato? Tesoro, Pato! Emozionante! Forza, usa la chiave! Sono finiti in fondo al mare! Tesoro! Direi che più in giù di così proprio non potete andare! Non ci credo. Guardate! Tesoro! Sapete, forse è davvero il tesoro. Dopo quello che ho visto oggi, niente può sorprendermi. Forza, Pocoyo, aprilo! Cosa ci sarà dentro? Dolci, giocattoli. Cosa può essere il tesoro? Cos'è? Che c'è dentro? Perché non andate tutti a vedere, così poi mi dite cosa c'è nel forziere? Sono tante chiavi! Tesoro! Non potevamo trovare tesoro migliore dopo il divertimento di oggi, vero? Continuate ad aprire porte, a fare domande e a esplorare il vostro mondo. È la chiave di tutto. Evviva Pocoyo! Ciao ciao, alla prossima! Il buco nero. Pocoyo, Ellie e Pato. Ciao! A che cosa state giocando? Giochiamo a biglie. Sembra divertente. Vediamo. Ah, bisogna far entrare la biglia dentro quel buco, giusto? E come sta andando? E tu, Pocoyo? Ah, ma quella è una super biglia nera speciale! Ah, che peccato, Pocoyo! Ce l'avevi quasi fatta! A chi tocca adesso? Oh, oh, aspetta, aspetta! Che cosa succede? Sì! Sì, Pocoyo, ma... com'è possibile che la tua biglia si sia mossa da sola? Credo che tu abbia appena scoperto un buco nero! Risucchia tutto quello che si avvicina. Sapete cosa significa questo, vero?
Questo non è il momento di ballare. Via! Allontanatevi dal buco! Buona idea, Pato! Aggrappati all'albero! Resistete! Beh, in effetti è divertente, vero? Ma dobbiamo tirare fuori Ellie da lì. Qualcuno accenda la luce, per piacere. Meno male. Sembra che sia tutto a posto. Ehi, un momento. I colori sono al contrario. Pato, non sei più giallo, adesso sei viola. Ellie, tu sei verde. Volete che tutto torni come prima, vero? Beh, credo proprio che si possa fare. Vuoi tornare nel mondo di prima, Pocoyo? Penso che la tua super biglia nera speciale possa essere la chiave. Lei potrebbe farci tornare a casa. Esatto, Ellie. In questo mondo la super biglia nera è bianca. E adesso? Ecco fatto! Un buco bianco! Forza! Tutti dentro! Che cosa succede, Pato? Non vuoi tornare del tuo colore giallo? Questo non è il vostro mondo! Siete tutti di carta! Sarà meglio trovare la biglia. Molto bene, Pato! Non ci posso credere! Adesso siete dei palloncini! Oh, finalmente! Finalmente a casa! Non avete dimenticato niente, vero? Bella domanda, Pato. Che cosa facciamo con la biglia? Sembra che a poco io sia venuta un'idea. Un razzo. Allora, diamo inizio al conto alla rovescia. 3, 2, 1, 0! Guardate! Una notte magica! Alla prossima! Porticine. Ciao, Pocoyo! Ciao! Oh! Cosa sarà mai? Porta! Esatto! Ma cosa ci sarà mai lì dietro? Secondo voi Pocoyo dovrebbe aprire la porta per scoprirlo? Sì, aprila! Una porta per andare in cielo? Non mi quadra! Cielo, guarda! Oh mamma, ma
Ma dove è andato a finire il cielo? Sì, forse Pato vuole restare a guardare i pesci. Di voi sa dire a poco io dov'è finito Pato? È passato dalla porta! Pato, eccoti qua! Pocoyo ti cercava! Aspetta! Oh, Pocoyo, per un pelo! Pato? Pato, aspetta! Oh no, Pocoyo, temo che tu l'abbia perso di nuovo! Oh cielo, è proprio una strana porta. Prova di nuovo. L'hai visto? Pato? Sì, era proprio lui. Lui. Eccolo lì di nuovo! Oh, guarda! Un'altra porta! Ancora porte! Non ci credo! Ascolta, ascolta, Pocoyo, non puoi rinunciare così. Ah, quel rumore non mi è nuovo. Qualcuno di voi sa dire a Pocoyo chi ha fatto quel rumore? Pato, è stato Pato! Sì, avete ragione. Sembrava proprio Pato. Credo che tu abbia bisogno di aiuto, Pocoyo. Salve, Ellie! Pato! Pato! Evviva! L'hai trovato! Che dici, Ellie? Stai preparando qualcosa? Che cosa starà mai preparando Ellie di così importante? Che bello! Ecco perché Ellie era così occupata. Stava organizzando una festa. Evviva Pocoyo! Mai darsi per vinti! Ciao ciao! Alla prossima! Ciao Pocoyo! Ciao! Ciao Pato! Ciao, Ellie! Cosa combinano oggi i nostri amichetti?
Avete sentito? Oh, guardate, è il nostro amico Polpo. Ciao, Polpo. Guardate cos'ha con sé. Sapete dire a Pocoyo, Pato e Ellie cosa porta con sé il polpo? Una mazza e una palla! Esatto, ha con sé una mazza e una palla. Il polpo sembra aver avuto una grande idea. Una bella partita di baseball. Il polpo è pronto per giocare. Chi va alla battuta? Oh, a quanto pare il primo alla battuta sarà Pato. Ma non preoccuparti, Pocoyo. Tutti avranno modo di battere. Ellie, anche tu devi aspettare il tuo turno. Povero Pato. E ora cosa sarà successo? Ah, è il polpo. Si sta preparando a lanciare. E un attimo, credo... Sì, lancia con la tecnica del mulino a vento. Anche il tuo è uno strano modo di colpire la palla, Pato. Ottimo lavoro, Pocoyo. Recuperare la palla è un compito importante, soprattutto se ne abbiamo una sola. Ora c'è Ellie alla battuta. Anche lei aspettava il suo turno, ricordi? Ma niente paura, Pocoyo, il prossimo sei tu. Sapevo che prima o poi avrebbe capito come battere. Sta andando... Sembra che vada... Ma... Dove... Dove è finita la palla? Oh, ecco Ronfotto. Forse lui ha visto la palla. Palla! Ci sei andato vicino, Pocoyo, ma... non volete dare una mano a Pocoyo? È la sua palla quella? No! È un nuovo Pocoyo! Questa sì che è bella! Un pupazzo di neve e delle palle di neve! Mi chiedo per quale squadra giochi. Allora, hai visto la palla, Pocoyo? Aspetta, hai sentito? Cos'è quel rumore? Cos'è stato? Che succede? Mi pare che la palla sia appena atterrata. L'hai vista, Pocoyo? E voi, bambini? Avete visto dov'è finita la palla? Vicino al pupazzo di neve! Palla! L'hai trovata! È proprio lei! Bravissimo, Pocoyo! Poverino!
E ora finalmente tocca a Pocoyo battere. Ricorda, Pocoyo, tieni gli occhi incollati alla palla. Che battuta! Evviva, Pocoyo! Ed evviva il tuo turno! Bene, ora andiamo a prendere la palla. Ciao, ciao! Alla prossima! Guardate, ecco Pato e Pocoyo. Ciao, Pocoyo! Ciao, Pato! Ciao! Con cosa giocano? Qualcuno di voi lo sa? Una palla! Ed è anche molto bella! Così rossa ed elastica! È nuova? Direi che anche a Ronfottino piace la palla! Ciao, Ronfottino! Ah, non c'è niente di più bello di una palla nuova nuova, vero? Pocoyo, Pato, credo che Ronfottino voglia giocare con voi. Povero Ronfottino. Pocoyo e Pato pensano che sia troppo piccolo per giocare con la loro palla. Cosa intendi fare ora, Pocoyo? Dove si sarà cacciato? Qualcuno sa dire a Pato e Pocoyo dov'è Ronfottino? Sull'albero! Oh no, è volato via! Ora come farete a riavere la vostra palla? Bella trovata, Pocoyo! Il vamoosh! Thank you.
poco io. Era un fottino. Potete aiutare Pocoyo e Pato? Cosa dovrebbero fare per ridare la felicità a Ronfottino? Esistono cose più belle che avere una palla nuova. Ad esempio, far felice un amico. Bene, direi che tutti e tre si stanno divertendo un mondo. Evviva Pocoyo! Ciao, alla prossima! Ehi, ciao Pocoyo! Guarda, che cosa fa Ellie? Qualcuno sa dire a Pocoyo cosa sta facendo Ellie? Il giocoliere! Fa il giocoliere! Sì, Ellie fa il giocoliere, Pocoyo! Sembra proprio divertente, vero Pocoyo? Oh cielo! Beh, imparare a fare i giocolieri richiede molto tempo, Pocoyo. Ellie, tu come hai fatto a imparare? Credo che voglia mostrartelo. Così è stato il polpo che ha insegnato a Ellie a fare il giocoliere. Andiamo, Pocoyo. Non essere timido. Lo so che fare il giocoliere è molto difficile, Polpo, ma Pocoyo si è messo in testa di provare. Oh, lo stai copiando! Molto furbo! Pocoyo, sei fortunato. Il polpo ti farà da maestro. Pocoyo, giocoliere. Interessante. Credo che il polpo voglia farti saltare, Pocoyo. Bravissimo. Ora vuole che ti raggomitoli a palla, Pocoyo. Beh, prendila così, Pocoyo. Stai diventando proprio bravo a... ecco... a fare qualunque cosa sia quella cosa che stai facendo. Pocoyo, giocoliere!
Mi chiedo quello a cosa serva. A quanto pare il polpo a caldo. Oh, ma guarda, è interessante. Ora il polpo vuole che tu apra e chiuda un ombrello. Cosa avrai in mente? Bravissimo, Pocoyo. Che succede? Sembra che Ellie e il polpo vogliano mettere su uno spettacolo. Credo che il polpo voglia farti partecipare allo spettacolo, Pocoyo. Sì, tu! Vai avanti! Capisco perché il polpo ha fatto fare quegli esercizi a Pocoyo. Sei troppo giovane per fare il giocoliere, Pocoyo, ma non per fare da palla agli altri. Alla fine sei riuscito lo stesso ad essere la star dello spettacolo. Evviva Pocoyo! Ciao ciao! Alla prossima! Ciao, Pocoyo! Ciao! Un momento, stai per dipingere un quadro. Oh, ma che meraviglia! Ma, Pocoyo, cosa hai in mente di dipingere oggi? Amici! Che idea stupenda! Fare un quadro dei tuoi amici! E chi dipingerai? Non vedi nessuno nei paraggi? Qualcuno può aiutare Pocoyo? Secondo voi, chi dovrebbe dipingere? Dipingi Lula! Lula! Ottima idea! Sono certo che Lula sarà una modella perfetta! Non ti muovere! Ah, è il colore perfetto per Lula! Non ti muovere! Lula! Lula! Beh, non prendertela, Pocoyo. Puoi sempre dipingere un altro dei tuoi amici. Thank you.
Pocoyo dipinge Ellie. Oh, Ellie! Hai scelto proprio una bella posa per il tuo quadro. Ellie! Per favore! Non muoverti! Ellie! Ellie! Non muoverti! Temo che oggi Ellie sia troppo agitata perché tu possa farle il ritratto, Pocoyo. Ma deve esserci qualcun altro che puoi dipingere. Pocoyo dipinge Pato. Questa sì che è una posa interessante. Ti verrà certo un ritratto straordinario. Oh no! Oh, povero Pato! E dire che ci ha provato a rimanere fermo per te, Pocoyo! Pocoyo? Dove stai andando? Qualcosa non va! Oh, ci sono! Non sei soddisfatto di come sono andate le cose? Ma, Pocoyo, diamo un'occhiata al tuo dipinto! No! Oh, andiamo, Pocoyo. Solo una sbirciatina. No! Forse potete aiutarmi voi, bambini. Chiedete a Pocoyo se ci mostra il dipinto. Se davvero volete vederlo, forse ci accontenterà. Forza, provate a chiederglielo. Mostraci il quadro, per favore! Oh, è stupendo, Pocoyo! Guardate, l'arancione rappresenta Lula, il rosa Ellie e quella strana forma indica Pato, visto? Visto, Pocoyo? Sei un artista meraviglioso e i tuoi amici sono fortunati ad avere un dipinto così bello. Evviva Pocoyo! Ciao ciao, alla prossima! Nuovi amici. Ciao Pocoyo! E questo cos'è? Sembrerebbe proprio... Oh. Che oggetto strano! È di un bel colore acceso! Qualcuno di voi sa dire di che colore è? È rosso! Giusto, è... Oh. Però prima devi riuscire a prenderlo! Già! Ma... Uffa, sembra un'impresa facile. Ma forse vuole solo giocare, Pocoyo? No, Pocoyo. Non è proprio il caso di fare in quel modo. Sì, certo, capisco che vorresti prenderlo, Pocoyo, ma... Ha parlato!
Harry! Sì, ha parlato! Arriva. Forse qualcuno dovrebbe rispondergli. Io. Tu, Pocoyo! Hotty, hotty, hotty! Harry, Harry! Vai, ora tocca a te, Pato. Però non sembra che funzioni granché. Così funziona. Cielo, e ora dove va? Pensate che possa tornare se lo chiamiamo tutti dicendo dove sei? Bene, pronti? Dove sei? Ancora una volta. Dove sei? Dici che possiamo fare di meglio, Pocoyo? Ancora una volta. Dove sei? Sì, certo, Pocoyo, era proprio lì. Ari! 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 Proprio un dispettoso birichino, Pocoyo. Questo deve essere un altro amico. E un altro ancora. Ma insomma, quante forme ha? Contiamole. Uno, due, tre! Ciao, Ellie! Ho l'impressione che il tuo nuovo amico voglia dirti qualcosa, Pocoyo. Tu che dici? Ah, forse ballare gli ha dato un'idea. Mi piacerebbe proprio sapere cosa hanno in mente. È come se avessero in serbo una sorpresa. Fantastico! Che musica meravigliosa! Evviva Pocoyo! Evviva i nuovi modi di giocare! Ciao ciao! Alla prossima! Pato Pittore. Buongiorno Pocoyo! Ciao! Vedo che Ellie ha in mano una specie di vaso. Ma certo, sta facendo un bel dipinto! Un pochino insolito per dipingere. Cos'è stato?
dici che era il verso di una scimmia. Qualcuno di voi può dire a Pocoyo se era davvero il verso di una scimmia? Non è stata una scimmia! No, è Ronfottino! Esatto, non è una scimmia, è Ronfottino! Ah, guarda, anche lui sta dipingendo! Bravissimo! Anche Freddy il polipo farà un dipinto. Che cosa dipingerai? Oh, non lo sai ancora? Certo. Pato, anche tu ti metterai a dipingere? Forse dipingerai, forse non dipingerai. Ho l'impressione che il nostro pato non ami particolarmente dipingere. Ah, coraggio! Tutti alla mostra di pittura! Ecco Ronfottino con un bel vassoio per il rinfresco. Che buone, deliziose! Sì, ecco lo stupendo quadro di Ellie. E tu che ne pensi, Pocoyo? È bellissimo, un'opera d'arte. Ah, questo deve essere il dipinto di Ronfottino. Cosa dici, Pocoyo? Non trovi le parole giuste per descrivere questo bel dipinto? Oh sì, certo, un capolavoro, pieno di energia, grande dinamismo. Fermo, fermo Ronfottino, cerca di non esagerare. Oh, ecco l'opera senza pari di Freddy il polipo. Pocoyo vuole sapere cosa raffigura il tuo dipinto, Fred. Sì, ma certo. Dice che è uno scarabocchio. Ecco il dipinto di Ronfotto. Che ne pensi, Pocoyo? Onesto, vero. Addormentato. Pato, finalmente hai deciso anche tu di fare un dipinto. Ce lo fai vedere? Aspetta, Pato, ma l'hai dipinto tu! Ma ne hai fatti altri! Oh, non ci posso credere! Ne hai altri ancora! Vediamoli! Tu hai dipinto tutti quelli! Non ho parole! Fanne uno adesso per noi! Coraggio, Pato! Qui vogliono tutti vedere il grande pittore all'opera! Dite un po', bambini, vorreste vedere Pato all'opera? Sì! Fai un dipinto, Pato! Non hai gli strumenti adeguati! Nessun problema! Ecco qui una tela bianca tutta per te! Hai sete? Ecco da bere! Coraggio, Pato! Siamo pronti! Stupiscici! Cielo! Pato, non sono opera tua tutti quei quadri, vero? D'accordo, va bene, facciamo così. Innanzitutto direi che dovresti riportare quei dipinti dove li hai presi. Molto bene. Ecco una bella tela bianca. Su, provaci! Ah, d'accordo. Dipingere non è il tuo mestiere. Allora qual è? I fiori! Certo, sono bellissimi! Appunto, perché non li dipingi? No, non c'è nulla di cui aver paura. Ehi, Pocoyo ha disegnato un fiore stupendo!
fatta! Sei riuscito a fare un dipinto, guarda! Ed è un vero e proprio capolavoro! Sono senza parole! E allora, visto che ne valeva la pena? Evviva Pato! Evviva le cose nuove che bisogna provare! Ciao ciao, alla prossima!